ti chiami? Priola Mirko. Io Mirko, e sei titolare, sei gestisci? Sì, io lavoro qua in famiglia, abbiamo una gestione familiare del vivaio. Ecco, cosa è successo Mirko? Qui c'è il fiume, una volta era un fiume, che, o torrente, insomma, comunque si chiama l'Imbraga. Sì, e cosa è successo in questi giorni? È successo che io quando vengo qua a lavorare faccio sempre un giro, perché comunque qua ci giocavo anche da bambino, e ho visto che mancava l'acqua e che c'erano parecchie trote morte. Secca anche, totale? Secca quasi totale, tranne in qualche punto dove c'è qualche rigagnolo d'acqua, ma improbabile che un pesce viva dentro l'acqua che era rimasta. Abbiamo visto delle belle trote marmorate, se puoi anche riprenderne un paio, Maurizio, ma sono tante. Qua ce n'è una, qua ce n'è un'altra. Sì, adesso qua un po' sporadica, ce ne sono anche altre, insomma. E poi ci sono anche dei gamberetti d'acqua dolce che sì, sembra sono a rischio di morire, sono in una pozza. Ecco, esatto, quelli sì, tra l'altro era una caratteristica di questo fiume, ne aveva parecchi una volta. Anche perché adesso cosa deve accadere? Deve accadere che l'acqua dovrebbe tornare, dovrebbero aver aperto a monte le acque che hanno chiuso per poter fare la pulizia dei fossi, da quanto ne sappiamo noi, e invece l'acqua è ancora... Esatto, ed è col tempo che c'è, quindi quella poca che era rimasta sta evaporando anche. Quindi... Sì, ma non la vediamo tornare, esatto. Per cui insomma è grave la cosa. Molto, sì. Bene, grazie. 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 I gamberi sono questi. Quelli sono gamberi di fiume. Ti faccio vedere, qua c'è un canale che credo che poi alla fine in qualche modo si collega. Forse si collega. Non sa, devo spiegare Romeo, ma mi sa che i gamberi di fiume sono pure protetti. Gamberi di fiume? Avanti di qua. È tutto un pesce morto, trote marmorate. Una dopo l'altra. Una dopo l'altra. Ecco, guardate, qua ce ne sono una e una due là. Non so se si vedono bene. E poi avanti. Qua un'altra. Galleggiante, morta. E qua avanti. E così via. Eccole qua, un'altra. E via dicendo. Eccola lì, un'altra. Ne abbiamo anche là più avanti. Eccole qua, potete vedere, due anche lì. Questa è la situazione a due giorni dalla secca provocata dalla chiusura dell'Imbraga. Ecco qua un'altra trota marmorata morta per asfissia. Qui un'altra ancora, già mangiata dai gatti. Hanno chiuso le acque all'altezza di Nervesa, hanno chiuso il flusso. Ed ecco la situazione. Tanti pesci morti per asfissia. Che adesso i vermi stanno mangiando, c'è anche un problema di igiene che sta prendendo quota. Un disastro. Più avanti abbiamo anche dei gamberetti d'acqua dolce. Ecco, una papera interessata alla situazione. Non due giorni, non solo due giorni, forse quattro, forse cinque giorni fa hanno chiuso il flusso d'acqua a monte e
la situazione adesso è questa. Sono stati avvisati, è stata avvisata la provincia, ma ad oggi 11 marzo la realtà è ancora questa. Ecco qua, come potete vedere, e più avanti i gamberetti d'acqua dolce imprigionati in una pozza.